smantellata vasta organizzazione 'ndranghetista operante nel versante ionico della provincia di Reggio Calabria. Alle prime ore della mattinata odierna, al termine di complesse e articolate indagini coordinate da questa direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, con il supporto di numerosi presidi tecnologici, investigatori del nucleo investigativo del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, del Gruppo Carabinieri di Locri e del Commissariato PS di Condofuri e Bovalino, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria a carico di 46 soggetti, 31 in carcere, 6 gli arresti domiciliari e 9 all'obbligo di dimora, ritenuti responsabili a vario titolo dei delitti di associazione mafiosa, un'organizzazione 'ndrangheta operante nel versante ionico della provincia reggina, dedita principalmente all'assegnazione di subappalti, forniture di mezzi e materiali, al fine di assicurare un'equa ripartizione dei proventi tra famiglie di 'ndrangheta. Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, in atti pubblici, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, illecita concorrenza con violenza e minaccia, turbata libertà degli incanti, estorsione tentata e consumata, rapina impropria, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana, violazione delle leggi sulle armi, ricettazione, aggravati dal ricorso al metodo mafioso, ovvero commessi al fine di agevolare la 'ndrangheta.